Ciao a tutti ragazzi, io sono Surve e benvenuti in questo nuovo video recensione. In questo video andremo a parlare delle Clim Puma, che sono le cuffie della Clim a padiglione. Passiamo subito ad elencare le caratteristiche e i materiali di cui sono fatte. Queste cuffie sono dotate di un surround 7.1 e di una vibrazione integrata che si attiva durante i suoni bassi. Si collegano al PC tramite cavo, il cavo è lungo 2,2 metri e termina con un USB placcata d'oro. Esteticamente sono veramente ben fatte, i padiglioni auricolari sono abbastanza grandi da coprire l'intero orecchio in modo da garantire un ottimo isolamento. Ed essendo fatte di materiale molto morbido, sono anche comode da indossare e non danno alcun fastidio anche se tenute per lunghi periodi. La fascia superiore è imbottita e flessibile per garantire anch'essa un appoggio confortevole. Ulteriori dettagli per migliorare l'aspetto sono due archi posti sopra la fascia e delle griglie poste sulla parte esterna dei padiglioni. All'interno di queste griglie è possibile scorgere il logo della Clim, che si illumina quando le cuffie sono collegate al PC. Passando alla qualità audio, queste cuffie presentano degli ottimi bassi che insieme alla vibrazione danno un ottimo feeling, e anche i suoni alti sono buoni ma non ottimi. Però nell'uso quotidiano e anche nel gaming si possono usare senza avere nessun problema e con una qualità generale molto buona. Sulle cuffie è presente anche un microfono regolabile in base alle necessità, che presenta una spia luminosa sulla parte finale. Questo LED segnala se il microfono è acceso oppure spento. Adesso passerò dal microfono attuale al microfono delle cuffie per permettervi di sentire la qualità. Quindi l'audio che state sentendo adesso è del microfono integrato senza nessuna riduzione di rumore. E come potete sentire, la qualità audio non è niente male per essere un microfono integrato. Ora torniamo al microfono principale e passiamo a parlare del tastierino che è presente sul cavo. Con questo possiamo svolgere tre funzioni. La prima è quella di scegliere il volume tramite la rotellina posta su questo, e le altre due funzioni sono svolte dai due tasti. Un tasto ci permette di attivare e disattivare il microfono, quindi attivare e disattivare anche la spia luminosa, e l'altro tasto ci permette di attivare e disattivare la vibrazione. Questa vibrazione ci permette di sentire anche fisicamente i suoni bassi, e questo effetto è molto bello anche durante i gameplay, dove oltre al suono dei passi o degli spari magari, vi è anche un feedback fisico tramite questa vibrazione, quindi molto buona anche per questo utilizzo. Naturalmente le cuffie sono plug and play, quindi non hanno bisogno di nessun software aggiuntivo per funzionare, hanno una garanzia di 2 anni e il loro prezzo attuale su Amazon è di 49,90€. Vi lascerò come sempre tutti i link necessari in descrizione. E se avete qualsiasi domanda riguardo a queste cuffie, fatemela pure nei commenti. Quindi anche questa recensione può finire qui. Come sempre io sono Suriv e ciao a tutti!